Cari amici del web, eccoci di nuovo qui per trascorrere insieme un'altra manciata di minuti e divertirci cucinando. Oggi impareremo a realizzare un meraviglioso plum cake alla banana, pensato per chi ama mantenersi in forma e per chi ha deciso di scegliere uno stile di vita vegano, ovvero che non tollera alimenti animali e di derivazione animali nella propria dieta. Infatti questo plum cake viene preparato senza l'utilizzo delle uova, senza latte vaccino, senza burro, senza niente di tutto questo. Andiamo quindi a scoprire come si prepara. Per preparare il plum cake alla banana sono necessari 200 g di farina integrale, 250 g di yogurt di soia alla banana, 50 g di farina bianca di tipo 00, 90 g di zucchero di canna, poi abbiamo ancora una bustina di vanillina, mezza bustina di lievito per dolci, quindi 8 g, poi ancora un pizzico di sale, una banana, quindi siamo sui 200 grammi, 60 ml di olio di semi di mais e un goccio di succo di limone. Le dosi che vi ho suggerito vanno bene per uno stampo di queste dimensioni, quindi 25x10. Allora iniziamo con la preparazione, vedrete che è molto molto rapida. E anzitutto abbiamo sbucciato la banana, adesso con i rebbi della forchetta andiamo semplicemente a schiacciarla fino a ridurla in purea. Adesso che l'abbiamo schiacciata per bene, possiamo aggiungere direttamente un po' di succo di limone per evitare l'ossidazione. Perfetto, quindi questo sarà il nostro legante del dolce, che noi non utilizzeremo le uova, quindi utilizziamo per forza un ingrediente che riesca a legare. La banana è perfetta per questo scopo. Bene, adesso intanto nella boule versiamo la farina integrale, la farina bianca, poi ancora la vanillina, il sale, quindi tutti gli ingredienti secchi per primi, fatta eccezione del lievito che si aggiunge sempre per ultimo. Aggiungiamo anche lo zucchero di canna e mescoliamo per bene. Ora lo yogurt di soia alla banana. Rimuoviamo per bene dalla ciotolina, aggiungiamo pure l'olio di semi, poi ancora la banana, molto bene, mettiamo pure qua dentro, mescoliamo un po' e infine il nostro lievito setacciato. Mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Questa è la giusta consistenza e adesso possiamo versarlo pure nel nostro stampo, che io ho passato prima con un po' di margarina e poi ho chiaramente infarinato. Potete anche sostituire questa la farina e la margarina con la carta da forno. Versiamo il tutto. Nel frattempo preparatevi sempre il forno caldo a 180 gradi. L'abbiamo quindi versata tutta, poi possiamo anche fare dei taglietti, diciamo così, per creare poi un effetto tridimensionale. Quindi andiamo ad infornare per circa 25-30 minuti, fino a quando l'interno sarà bello asciutto, quindi fate sempre la prova dello stecchino. Il nostro bel plum cake alla banana, vegetariano al 100% e naturalmente privo di colesterolo, è pronto per essere divorato dagli amanti dei sapori rustici. Io ve lo consiglio al mattino, magari in abbinamento con un po' di marmellata alle fragole, squisito!